Benvenuti ai nostri telespettatori, facciamo il punto sull'allarme coronavirus che sta generando ansia e preoccupazione, i casi continuano ad aumentare, bisogna arginare un'epidemia, altrimenti c'è la possibilità di un collasso del sistema sanitario nazionale. Senza allarmismi, però c'è bisogno di prudenza. Come al solito ci siamo rivolti a un massimo esperto di virologia, il professor Giulio Tarro, che è in collegamento via Skype con noi, che ci aggiorna sugli ultimi dati e cerca di in qualche modo di tranquillizzarci o di darci delle indicazioni su come dobbiamo vivere in questo momento. Professore, benvenuto nei nostri spazi di approfondimento. Qual è la situazione al momento, professor Tarro? Ma credo che la situazione purtroppo la abbiamo giornalmente, soprattutto al mattino con il bollettino di guerra, che ormai praticamente non c'è casi in Italia oltre i 6.000 contagiati, i guariti e purtroppo ben 366 morti. Una Questi sono situazione dati che veramente cambiano. difficile. Ma sai, sono dati, diciamo, ovviamente del giorno e noi dobbiamo avere un punto di riferimento che è la curva epidemiologica della Cina, in particolare quando appunto, o si può dire dopo la terza settimana di gennaio, abbiamo saputo di questa situazione, in particolare che c'era già un rapporto di contagio interumano. E da allora in poi c'è stato questi dati cinesi che sono arrivati fino ai 90.000 contagiati, quindi purtroppo con un 2-3% di mortalità. E poi però oggi sappiamo che la curva epidemica ormai praticamente si sta esaurendo, sono pochissimi nuovi contagiati e soprattutto per lo più si parla solo di guerra. Quindi la curva epidemiologica è praticamente completata e noi dobbiamo pensare analogamente che ci troveremo nella stessa situazione qui in Italia, che guarda caso sempre da oggi siamo il secondo paese ad aver avuto più vittime dopo la Cina. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare in sostanza, professore, secondo la sua esperienza? Praticamente senza risalire alla peste di Atene, che oltre 400 avanti Cristo, si può dire con quella di manzoniana memoria, dobbiamo sapere che in ogni caso il paziente va isolato e ovviamente non bisogna chiaramente permettere nessun accesso, diciamo, di uscita e di entrata, e quindi come tale i sanitari debbono essere, per così dire, il deus di questa situazione, e in base a questo noi possiamo tranquillamente, come per le altre epidemie anche recenti, sapere che c'è una fine, non dico rosea perché purtroppo si pagano le vittime, però praticamente dobbiamo essere tranquilli da non farci prendere pure dalla sindrome da panico, che col suo stress ci abbatterebbe ulteriormente lo stato immunologico e quindi potrebbe essere responsabile, come la cattiva alimentazione, eccessivi stili di vita, di poter essere indifesi durante ad altre, diciamo, insulti patogeni. E come possiamo difenderci? Ci dia qualche consiglio, soprattutto ai nostri telespettatori che la seguono e si fidano naturalmente dei consigli che dà un esperto. Ma io credo che innanzitutto ci sono quelle che sono state già fornite e vengono continuamente, per così dire, promosse giustamente per le condizioni igieniche. Questa è la prevenzione sicuramente fondamentale. E perciò lavarsi le mani, la faccia, stare attenti per gli starnuti e tosse altrui, ovviamente se uno fosse raffreddato lo stesso di evitare di fare spargimento. Ecco. Perché oggi che fortunatamente si può di nuovo avere accesso alle mascherine, e credo che sia chiaramente importante portarle. Quindi E secondo poi per quanto riguarda aspetti, diciamo,
del proprio stato fisico, che è quello che credo che sia più importante, evitare di farsi bombardare da questi continui bollettini di guerra, perché sicuramente creano uno stato di panico e quindi uno stress sulla situazione immunitaria di ognuno di noi, e per cui un pochino di aiuto possiamo darlo soprattutto con le vitamine. Pare che la vitamina C, però non a milligrammi, ma a grammi, sicuramente fondamentale in queste situazioni. Mentre parliamo c'è un'altra vittima, professore, una 81enne di Nola, quindi gli anziani sono più a rischio. Secondo lei devono cambiare le proprie abitudini di vita, non devono veramente uscire di casa? Ma io presumo che, come succede in particolare, abbiamo l'esempio dell'influenza, sicuramente è una situazione del genere, se viene associata ad allergie, in particolare quelle cardiache o eventualmente quelle anche broncopatiche o ancora anche altri problemi come malattie metaboliche, come il diabete, sicuramente non rappresentano un aumento di percentuale di danno per il soggetto, e il coronavirus fa da catalizzatore, per così dire. Bisogna convincere però, professore, anche i giovani ad essere più attenti, perché possono essere poi un veicolo infettivo, magari anche in maniera sintomatica, quindi anche i giovani devono evitare luoghi di aggregazione, devono essere più attenti per non portare poi il virus in giro. Ma è proprio quello che accennavamo prima, che rappresentano, come dire, delle basi elementari di evitare chiaramente la possibilità di poter avere questo tipo. Ecco perché c'è bisogno dell'isolamento, soprattutto come può succedere adesso, che visto che ci abbiamo proprio nella nostra Italia una specie, per così dire, di cortina abbastanza, diciamo, vigilata fra nord e sud. È ovvio che se noi però pensiamo che questa cortina permettiamo ai nostri figli che stanno, diciamo, al nord, oppure amici per motivi di lavoro, a questo punto chiaramente dobbiamo essere altrettanto rigorosi se vogliamo mantenere questa situazione, perché il virus appunto possa evitare di circolare liberamente. Quindi invitiamo tutte le persone che sono andate via dalle zone cosiddette rosse per raggiungere i parenti al sud, per essere in qualche modo più sicuri. Lo capiamo, però c'è bisogno di rispettare quella che è la quarantena per evitare che si diffonda questa epidemia, anche perché c'è la concreta possibilità che il sistema sanitario del sud non regga come quello del nord. Quindi bisogna a questo punto anche che denunciare quando ci sono dei casi che magari si sa che sono sfuggiti al controllo. E infatti si tratta soprattutto di considerare che questo rappresenta soltanto 2 settimane, per così dire, di quarantena, quindi diciamo è una questione che si rivolge a tutti. Queste 2 settimane di quarantena possiamo impedire la propagazione del virus. Giustamente ha detto lei, questo problema potrebbe essere molto serio nel nostro meridione, che sicuramente per quanto riguarda l'aspetto sanitario, soprattutto di intervento come adesso c'è necessario di rianimazione, con una Milano sempre stata un numero uno in questa situazione, avremmo veramente dei problemi molto seri nel nostro. Professore, lei avrà sentito sicuramente parlare di questa terapia sperimentale che è stata fatta ieri su 2 pazienti, un team di esperti, compreso gli esperti del Cotugno, quelli del Pascale, insomma si sono messi insieme e hanno utilizzato questo farmaco che si utilizza nell'artrite reumatoide, e sembra che abbia in qualche modo, almeno nelle 24 ore successive, rallentato un po' la crisi di questi pazienti, che erano pazienti ricoverati in condizioni severe. Lei cosa ne pensa? Può essere una speranza? Ma io penso che è difficile fare, per così dire, una
una ricerca che riguarda soltanto due casi, con un prodotto che di per sé è difficile, per così dire, da utilizzare. Infatti nel caso specifico è stata fatta un'infusione, nel tempo potrebbe addirittura servire anche la parte di somministrazione sottocutanea, però tenga presente che è un prodotto di per sé, proprio perché viene usato in artrite reumatoide, che abbassa l'immunità e contro, diciamo, la produzione degli anticorpi, che nel caso dell'artrite sarebbero degli autoanticorpi. Allora è semplicemente, diciamo, elementare pensare che questi soggetti ovviamente non avrebbero poi nei riguardi dello stesso virus la possibilità di formare i propri anticorpi e quindi sarebbero anche esposti soggettivamente proprio recidivi alle reinfezioni, addirittura dallo stesso coronavirus, per non parlare di altri eventi inquietanti. Infatti, perché noi ci preoccupiamo tanto ovviamente del coronavirus, però dobbiamo anche capire che ci sono tante altre patologie in agguato, quindi bisogna sempre trovare la sintesi giusta per cercare di avere una qualità di vita decente. Professore, siamo in chiusura, le chiedo un'ultima cosa: quando secondo lei c'è la possibilità di vedere un po' di luce in questa situazione? Che tempi lei si aspetta dalla sua esperienza mondiale sulla virologia? Una volta mi devo ispirare ovviamente alla curva epidemica cinese, e come abbiamo visto, abbiamo avuto la notizia della terza settimana di gennaio, però di qualcosa che sicuramente era iniziato perlomeno, diciamo, all'inizio di novembre in quel paese, e adesso praticamente si è completata questa curva. Noi in Italia, che possiamo dire di aver iniziato intorno al 20 febbraio, presumibilmente dovremmo aspettare aprile perché, diciamo, possiamo finalmente anche noi essere nella curva di discesa, purché manteniamo però per quel sistema, per così dire, di sorveglianza rigorosa che evita al virus di propagarsi, e le famose due settimane di quarantena, che poi non sono altro che quelle utilizzate dagli Stati Uniti d'America per questa situazione, che hanno recuperato, per così dire, tanta della vaccinazione vaiolosa, nel caso specifico ovviamente di queste due settimane, di evitare i contatti con tutti quelli che a loro volta hanno potuto prendere il virus. Quindi bene scuole chiuse, bene palestre, piscine e luoghi di aggregazione chiusi? Beh, senza dubbio, sono... Si parla di rigore, chiaramente il rigore deve essere rispettato, si fanno le leggi, devono essere poi rispettate, se no sarebbe inutile, sia allora pensino di averle fatte, sia poi che poi non eventualmente effettuate. Il caldo ci può dare una mano, insomma, il virus col caldo potrebbe cominciare a essere meno resistente? Diciamo che la prima SARS ha dato questa indicazione, questo vale per tutte i virus, le virosi, per così dire, stagionali, in particolare con il loro picco in inverno, iniziano in autunno e finiscono in primavera, a maggior ragione per questo virus è l'esempio, un indice, dobbiamo sicuramente essere ottimisti. Professore, grazie, grazie mille, ci ricollegheremo per altri aggiornamenti, intanto grazie, sicuramente il suo parlare ai nostri telespettatori li tranquillizza in qualche modo e li rende consapevoli anche sui comportamenti che devono tenere. Grazie e buon lavoro, professore. Altrettanto, grazie.